Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nel secondo episodio. Cos'è successo? Non lo so, andiamo a guardare. Andiamo subito così. Proverei. Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Andiamo così, super immersi nel gioco. Non lasciarmi Cavacca. più solo, va bene? Va bene. Vai tranquillo. Super immersi nel gioco, senza troppe chiacchiere, senza nulla qua. Vediamo se... No, non c'è nulla da prendere, mi sa. Su. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Che Gli animali spettacolo! va bene. Sono cibo. I droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno. Capisco. Figo. C'è qualcosa da prendere qua? Niente. Bello. Dove cavolo siamo? Stato qui. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Sì, arrivo subito, amico mio. Se io forse corressi anche al posto che... Vai. Che camminare, raga, non sarebbe male. Ok, da qui non si va da nessuna parte, c'è solo questo ponte. Che quel ponte lo possiamo... Aspetta, sbloccare. Puoi abbassarlo da lì. Oh, là. Avanti, avanti. Vai. Di calare la catena. Vai, cala la catena. E Nista. poi con questo. Buona idea. E siamo a posto. Mamma mia. Belle ste cose, mi piacciono. Adesso dobbiamo velocemente andare via. Sì, prima prendiamo questa. Vai. Easy boys. Ce l'abbiamo fatta. Padre, faremo altri incontri. Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. Direi. No. Mista! Che cavolo? No. Tanto l'abbiamo tirata giù che non si sa mai che cado. Così siamo a posto. Perfetto, e siamo in cima. Beh, raga, la grafica è tanta roba, eh. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu. Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. No, vabbè. Abbiamo interrotto il cerchio, ok. Andiamo su. E continuiamo con la nostra storia, raga. Vai, passa. Quindi, quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno. Non lo so. Ok. Area scoperta. Attention, please. Non ci vedono. La Perfetto. foresta Dammi un selvaggia. segnale.
Arco via. Vai, scocca le frecce te. Che cattiveria bestiale. Guardate che combo. Vado. Abbiamo fatto? Dobbiamo andare di qua? Questo lancia fuoco. Vai. Mi servono. Devo perlustrare un attimo le zone. Indicatore minaccia. Ok, gli indicatori. Dorati mostrano i nemici nei paraggi. Gli indicatori lampeggianti segnalano un attacco imminente. Gli indicatori viola segnalano un proiettile in arrivo. Ok. E andiamo! Mancano solo due. Vai. Uno è andato. Quell'altro dov'è che è? Ti muovi? Posto. Allora, ti ho aiutato. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Buono. Nient'altro. Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Questo cosa avrà? Tocco di Hell. Una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini. Tanta roba. Hai ottenuto la gemma d'attacco runico leggero tocco di Hell. Nella scheda armi puoi incastonare la gemma. Quindi tocco di Hell. Continuiamo. Continuiamo. Tocco di Hell fatto. Bello. Poi qui, raga, capiremo tutte le armature, i potenziamenti. Ah, sia di uno che dell'altro. Bello. Siamo ancora a livello 1, smarzo, quindi andiamo avanti. Belle mosse. Qua. Un attacco. Tieni premuto. E poi. Ma come hai fatto? Tanta roba. Forza. Grazie. Devo ricordarmi un po' tutti questi. Ecco la montagna. Andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Ah! Assurdo. Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi. Non ci è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ma perché deve toccare questo? Dal colore numero vicino alla barra della salute. Quello è livello 2. Il colore varia, ok. Ricorda, preciso e senza fretta. Ok, sta partendo. Belli sti attacchi. Questo lo sventriamo.
Dai, che qui aumentiamo la nostra armatura in una maniera impressionante. Mamma mia, che come li ho schivati quelli. Premi. Fatto bene, rialzati, perfetto, fatti fuori tutti, direi, è andata meglio. Prenditi più tempo, non importa se tiri una volta sola, il controllo è tutto. Sta sbucando dal muro. Alleluia. Porca vacca, che botta! Mi serve aiuto! Aiuto, sta preso! Mi serve una pietra curativa! Dove Nista. Cavolo è? Vabbè, una... Quanti cavolo! Ops. Mamma mia, ti spezzo in due! No! Quest'arma qui, volante, è tanta roba. Vai, vai, spara. Spara a profusione. Mamma mia, con la freccia. Ce l'abbiamo fatta. Bestiario aggiornato. Molto bene. Andiamo qua. E andiamo via, che questi erano belli, belli, grossi. Hai e sentito? Tanti. Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Che cosa è? Andiamo verso quel canto pauroso. Oh!
scomparsa nel nulla. Però porca vacca. Questa è troppo lenta. Ma non per le tue frecce. Vai! È vulnerabile alle tue frecce. Vai, vai, seccala, seccala, seccala. Avanti così. Buono. Non pensavo di vederla da vicino. Cosa ci ha droppato sta qua? Prendiamo tutto. Usa per acquistare le abilità. Abilities, my friend. Abilità. C'ho questo che però è insufficiente. Questo lo potrei comprare. Tieni premuto R1 per sferrare un potente pugno che fa volare all'indietro i nemici con gran velocità. Perché poi devo fare questo. Questo è insufficiente. 2000, 1000. Compriamo questo. Tanto alla fine li dovremo comprare tutti. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo. Non ne so niente. Guarda lassù. Intanto guardiamo qua un attimo. Che devo comprare di tutto e di più. Quanti ne abbiamo presi? Acciaio di Svartaf. Mista! Dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Seguimi, figliolo. Se qua c'è un coso, dobbiamo andare da questa. Estreme queste animazioni. Ah no, sei tu. Ok. La magia lo si. Un po' in alto. Spacchiamo qua, raga. Il sigillo. Allora, intanto scendiamo. Poi appena riesco a sbloccare sta roba, sai che poi devo tornare indietro. Qua ce n'è un altro. Ok. Mi servono tutti. L'ultimo. Perfetto. Ora apriamo il portiere. Vai. Olè. La mela di Idun. Hai raccolto 2 di 3 mele necessarie per la vita massima. Attention please, raga. L'hai preso, credo. Beh, un'altra redivisa. Mi serve tempo. È troppo veloce. Nesta. Disponibile. Oh!
ladre vi tireranno loro. Perfetto, e siamo soltanto a sto tizio qua, che direi che lo possiamo massacrare così molto tranquillamente. Perfetto, alleluia. Ne verranno altri. È stata bella dura, sì, devo giocarmela un po' più di tattica e non lanciarmi a pesce, però ce l'abbiamo fatta, raga. Molto bene. Non so se devo andare prima da questa o andare un attimo da questa, che c'è un bel forziere qua che mi aspetta. Credi che sia sicuro qui? Dobbiamo assolutamente potenziare 8000 armi, quindi acciaio, argento, vedete? Dobbiamo spezzare tutto. Questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker? Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa, noi? Dietro di me. E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. Vabbè, ma questi sono già morti. Cercate un'apertura. Ha ucciso. Coreti. Vabbè, oh, un nemico semplice almeno. Padre, aiutami. Atreus! Via! Ragazzo! Thank you.
Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio. Aspetta qui. Me ne occuperò io. Che belli questi. Però tengono, come vita questi. E uno ci lascia, purtroppo. Te? Anche ci puoi lasciare? E anche questo ci lascia, mi hanno detto. Che cattiveria, cavolo! Parata con lo scudo e poi via così. Bam! Bam! Scarpate. Bello, mi piace. E anche te ci saluti. Cavolo! Basta. Sono risorti. Sono risorti. È finita. Voglio andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Strada per la montagna. Fuggi dalle rovine. La catena. Cala la catena. Ok. Vabbè, muoviti. Non è che ci abbandona qua questo? Meglio se lo tengo sotto tiro. Sì, sì, ci abbandona questo. Atreus, la catena. La catena, ok. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo... riprendere fiato. Andiamo. Sono pronto. Speriamo. Intanto dovremmo essere riusciti a scappare dalle montagne. Ascoltami. Un bravo guerriero non deve impietosirsi del nemico. La strada che ci aspetta è lunga e implacabile. Non è per ragazzi, ma solo per guerrieri. Ho capito. Ti prenderò a calci in culo se non riesci a muoverti. Sai che io devo andare a controllare anche qua sotto, raga. Che stai aspettando? O dovevo andare qua sotto? Ah, qui a dove eravamo? Tanta roba. E proseguiamo la nostra adventure dall'altra parte, su da questa. E corri, non mi fa correre più velocemente, raga. Che succede? Questa stupida bestia si rifiuta di attraversare il ponte. Ha paura di qualcosa che ha visto tra gli alberi. E di che cosa? Padre, lancia l'ascia sugli alberi dall'altra parte del ponte. Quelli con il tronco bianco. Quelli con cosa? Tipo quelli? Fidati questa volta, ti prego. Ah,
avevi ragione. Ehi! Tu sì che sei un tipo in gamba, ragazzo. Sei un ragazzo, giusto? Ah! Ha un nome? Che ne so? Questa maleducata non ha chiesto il mio e quindi io non ho chiesto il suo. E il tuo? Brock. Vera Logan. Senti, so che tu non ci crederai, ma quell'ascia che hai, sono stato io a costruirla, insieme a mio fratello. È una delle migliori. Quindi non lasciare che nessuno ci metta le mani tranne noi due. Devi trattarla in modo speciale o si rovinerà irreparabilmente. Potrai potenziarla ora se la cosa ti aggrada, figlio di puttana. Che ne dici? Ah! Hai ragione. Io non ti credo. Andiamo. C'è una runa a forma di forcone lì sul manico. Ah, di Grbicchia, Dumbrbachrauf. Era il marchio mio e di mio fratello prima che ci dividessimo. Ho la mia metà qui, vedi? Allora, vuoi che la potenzi o no? Va bene. Mi aspetto un miglioramento. E dov'è l'altra metà del marchio? Oh, ce l'ha il mio stupido fratello. Ma a me è rimasto il talento, vedi? Venite pure! Tanti saluti. Ottimo! Per selezionare il Leviatano, quella la forza, qui puoi vedere il livello di potenza, premi per scrivere le statistiche. Oh. La ricarica, L3 per nascondere la descrizione, ok. Cioè, possiamo... Cioè, non abbiamo nulla noi in pratica, raga. Ok, ne abbiamo di potenziamenti da fare qua. Le piastre, difesa 10, 12... Ah, difesa 4 e forza 12. Ma io direi di metterci anche un pochettino di difesa in più. Non guasta, secondo me. Va bene. Non guardare ora, ma sono tornati i nostri amici che si nascondevano tra gli alberi. Eccoli qua, finalmente. Ma il ragazzo spara qualche freccia o fa finta? Olè. Decente. Dai. Non male, dai. Potevamo potenziare ancora di più, magari. Dovevo andare tutto sulla forza. Ehi, tuo padre sa uccidere. Diventerai come lui. Magari se... Questa strada porta alla montagna. La direzione dovrebbe essere quella. Ancora un'occhiata al negozio? No, non mi serve. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua vita. E se la chiamassi Grazie al Cazzo? Ehi, Grazie al Cazzo, vieni qui. Piace. Eccezionale, raga. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti. Finché non ti fermo, siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Ho capito. Bene. Forse dovevo fare così. E quindi apriamo il forziere qua. Una volta aperto il forziere, qui magari... No. Sì. Sì.
Sì. Aspetta lì. Beh, capito, non posso. Ok, va bene. E anche questo ce lo siamo fatto. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Dai, vieni. Ora. Arrivo. Ho mancato poco. Non vorrei che mi fossi dimenticato tipo quella porta. Qua posso. Temevo non ci riuscissi. Non ci farò ammazzare. Fermo. Uno di meno. Di qua. Ah, di qua proprio andiamo fuori. Allora ho sbagliato, raga. Wow. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Andiamo. Allora, io direi di non andare proprio là davanti, ma se riesco a tornare indietro, raga, molto volentieri, e ci andiamo a fare 2 di 3. Perfetto, fatto raga, un po' di ingegno e si riesce a fare tutto quanto. E adesso apriamo il forziere. Spero che ci dia cose interessanti. È raccolto uno di tre otri sangue necessari per aumentare la rabbia massima. Ok. Trova 9 otri in forziere si genera. Raccogliene 3 per aumentare la rabbia massima. Ok. Hola. Adesso mi sento realizzato, raga. E possiamo continuare. Guarda lì. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Cosa dice? Due in tre o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma. Ci sarà un indizio. Allora, un indizio. Manco a farla apposta, è qua. I pannelli stanno girando. Torna giù. Ah, devo bloccare il coso. Quindi questo potrebbe essere così. Quella parte va bene. Deve girare tutto. Tipo adesso. Vedo le rune. Figo. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow.
Che succede? Funziona! Direi di addentrarci immediatamente. Mi piace, però mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Che c'è lassù? Figo. Lassù sinceramente non lo so e non possiamo nemmeno andare a vedere. Quindi proseguiamo da questa parte. Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Andiamo a caccia di cinghiali adesso. E mista. Padre, stai andando a fuoco. Sto bene, passerà. Non distrarti. Padre, stai per morire. Torna qui, ragazzo. Ed eccoci qua, finalmente. Bella fine. Oh. Cosa abbiamo? Incudine. Attacco che congela tutti i nemici nell'area. Bella. Visualizziamola nel menu. Ah, le cose abbiamo. Incudine immediatamente. Dovrebbe andare. Capito io. Olè, un'altra mela è raccolta. Aumento della vita ce l'abbiamo adesso. Raccolto tra mele, vita massima aumentata. Oh là! Finalmente iniziamo a ragionare qua. Ragazzo, sento il tuo animale. Un cinghiale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto, il cinghiale alla pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Stai pronto. Di nuovo loro. Qualcos'altro. Dove è andato il tuo cinghiale? È il tuo momento. E anche questo ce lo siamo fatto. L'hai preso, credo. Qui.
È corso sotto. Ecco il tuo cinghialozzo. Lo so. Gomito alto, mano ferma, rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non lo perdere. E ha perso il pugnale. Ragazzo! La strada per la montagna! Ehi! Dove sei? Presto, padre! L'ho trovato! Atreus! Sta rallentato! Aspettami! Padre, di qua! Dove cavolo sono finito? Atreus! Atreus! Non sapevamo che fosse tu. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fan. Pratica di tiro. Pratica di tiro. Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi forte. Afferra l'estremità sinistra. Ora a destra, stringi forte. Così. Ora uniscile e allineale. Sonna. Foca. Tu sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Ma che figata è, raga? Segui la strega. Ma dove cavolo siamo finiti? Intanto sto registrando da un botto di tempo. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre, per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi. Mi dispiace tanto. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro. Sotto. Hamala! Guarda! È a posto. La tartaruga! È buono? Ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Che spettacolo, raga. Molto buono. Veloci.
Poggia la terra sul simbolo. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, è vero. Tienilo fermo, se no si farà male. Così. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. Bene. Crescione dei prati. Allora, raga, raccogli il fiore con i petali bianchi. Io direi di concludere qua la seconda parte perché sarà durata un'eternità. Io speravo che finisse il secondo capitolo, ma ahimè dura molto e molto di più. Quindi nella prossima puntata andremo a salvare il Purcello, questo mega cinghiale incredibile. Quindi niente, raga, lasciate tantissimi like per il continuo della serie. Ho capito! Capito? Lasciate tantissimi like per il continuo della serie, io vi saluto e vi ringrazio, questo gioco è uno spettacolo, mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi e quindi ci vediamo nella terza puntata.